Abbiamo iniziato un percorso formativo di individuazione del personale interessato alla gestione dell'emergenza. Una persona formata ed informata riconosce dopo 2 secondi un arresto cardiaco o un'ostruzione da corpo estraneo. Quindi la riconosce, sa cosa fare, non si fa prendere dal panico. Una persona non formata davanti a un evento drammatico potrebbe o fermarsi o fare cose sbagliate. Noi oggi siamo qui proprio per dare queste direttive. Promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e non solo. A Palazzo Marina, quartier generale dello Stato Maggiore della Marina Militare, si vigila, si discute, ci si forma approfondendo le tematiche relative agli incidenti, promuovendo e diffondendo la cultura del primo soccorso nella comunità. Come? Attraverso corsi di formazione, dando voce a tutti e rivolgendosi a tutti, marinai e non. Con un occhio di riguardo riservato alla salvaguardia della persona e in particolare dei bambini. Abbiamo realizzato i corsi BLS con anche l'uso del defibrillatore. Supporto di base nella rianimazione cardiopolmonare adulto, bambino, lattante e manovre di disostruzione. Parte pratica iniziale, secondo linee guida internazionali, proiezione di filmati, video, simulazioni, dopodiché c'è una parte pratica. Poggio il carpo della mano al centro torace sullo sterno, l'altra incrocia, tira sulle dita, spalle premedulare, gomiti dritti e vado giù per almeno 5 cm, per 30 volte. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19. Poi faccio le due ventilazioni. Quindi chiudo il naso, spingo indietro la testa con 2 dita sotto la punta del mento. Con la disponibilità di un defibrillatore, una placca viene applicata sopra la scapola destra, mentre l'altra circa 5-10 cm sotto l'ascella sinistra. L'operatore ha messo in sicurezza le persone e ha erogato la prima scarica. Adesso effettuerà circa 5 cicli, quindi per un tempo di 2 minuti, prima che la macchina richieda nuovamente di poter fare un'analisi del ritmo cardiaco e di poter o erogare se necessita o non erogare una prossima scarica. Vediamo adesso quello invece che cambia rispetto all'adulto per un bambino. Nella parte di rianimazione cardiopolmonare noi non andremo a utilizzare 2 mani, ma utilizzeremo 1 mano soltanto. Il defibrillatore può essere utilizzato normalmente sui bambini sempre tramite degli accorgimenti. Il posizionamento delle piastre, a differenza dell'adulto, lo andremo a fare in maniera antero-posteriore. Come per l'adulto andremo a procedere nello stesso modo. I bambini da 3 mesi a 12 mesi abbiamo ulteriori differenze. Innanzitutto problemi per le vie aeree e lattantino, parleremo sempre di liquido o semiliquido. In caso di un'ostruzione magari parziale, noi potremo fare assistere il neonato, aiutarlo a girare la testa da una parte o dall'altra per distruggere le sue vie aeree. Se l'ostruzione dovesse diventare totale, quindi lui non può emettere più suono, immediatamente infileremo una mano da sotto, faremo con l'altra mano una specie di panino sul viso, stando attenti a non coprire, le vie aeree, a non andare a stringere il collo, ma una semplice C, e ce lo porteremo sull'altro braccio. Con il nostro ginocchio che va a intercorsi sul suo esterno applicheremo immediatamente 5 pacche interscapolari, 1, 2, 3, 4 e 5, alternate da 5 compressioni toraciche, quindi sempre mano sulla testa, posiziono il lattantino, asse sempre verso il basso, 2 dita centrali, 1, 2, 3, 4 e 5. Nel caso purtroppo però il neonato debba perdere conoscenza, ma andremo a effettuare immediatamente 2 minuti di rianimazione cardiopulmonare. Lungo la congiungente dei capezzoli utilizzeremo le 2 dita centrali della mano per fare le nostre 30 compressioni toraciche. 1, 2, 3. Andremo a fare poi 2 insufflazioni, ricordandoci che nel lattantino non andremo a fare un'iperestensione del capo, ma terremo il capo in posizione orizzontale.
cercheremo di andare a prendere la bocca e il nasino con la nostra bocca. Facciamo mass training gratuiti nelle scuole e andremo a nome e per conto di un dipendente della Marina per proteggere tutta la scuola. Abbiamo anche degli istruttori che sono in forza alla Marina Militare, come abbiamo anche altri istruttori che sono in forza ad altri corpi della difesa. E nasce un po' come tutto il nostro progetto, quindi diffondere al maggior numero di persone queste semplici manovre che possono fare la differenza nel caso una persona si trovi in arresto cardiaco. Tra le attività prevenzionali di Palazzo Marina abbiamo pensato anche a una giornata della Safety, un'idea che ci è venuta per poter far conoscere il personale addetto all'emergenza, primo soccorso e l'evacuazione, e si divulgherà la prevenzione della sicurezza sul lavoro. Ho trovato su internet il tuo sito. Con le lacrime agli occhi ho visto e rivisto le immagini che mostravano le semplici mosse che lo avrebbero potuto salvare.